Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questa simpaticissima bambolina. La possiamo utilizzare come bomboniera o semplicemente come idea regalo. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 3 che lavorerò con un uncinetto numero 1,9, poi ci servirà del pizzo e dei fiorellini a vostra scelta. Per fare il cappello avviamo un anello magico, due catenelle che sostituiscono il primo mezzo punto alto e poi lavoriamo 11 mezzi punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Stringiamo l'anello e chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella d'inizio. Nel secondo giro dobbiamo lavorare un mezzo punto alto, un aumento. Allora, sostituiamo il primo mezzo punto alto con 2 catenelle e nel punto successivo lavoriamo un aumento. 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo fino alla fine un mezzo punto alto e nel punto successivo un aumento. Un mezzo punto alto, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 18 mezzi punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella. Per terzo giro lavoriamo 2 mezzi punti alti, un aumento. Sostituiamo il primo mezzo punto alto con una catenella, poi nel punto successivo lavoriamo un secondo mezzo punto alto. E nel punto successivo un aumento. Ripetiamo fino alla fine 2 mezzi punti alti, 1, 2, un aumento. Alla fine del giro avremo un totale di 24 mezzi punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella e adesso lavoriamo 4 giri di mezzi punti alti così come si presentano. Adesso ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, poi rientriamo nello stesso punto di base e lavoriamo un secondo punto alto. Adesso in ogni punto sottostante dobbiamo lavorare 2 punti alti. Lavoriamo in back loop o fronte retro, per cui prendiamo, vedete, questo anellino e lavoriamo 2 punti alti. 1, rientriamo nello stesso punto, 2. Andiamo nel punto successivo, 2 punti alti. 1, 2. Andiamo nel prossimo. Ripetiamo fino alla fine, avremo un totale di 48 punti alti. Per chiudiamo sempre con un punto bassissimo sulla terza catenella. 1, 2, 3. Adesso, vedete, questo è il nostro capellino. Adesso andiamo a rifinire il cappellino con un piccolo bordo. Allora, lavoriamo una catenella, entriamo nel punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo. Una catenella, entriamo nel punto successivo, un punto bassissimo.
una catenella, punto successivo, un punto bassissimo e ripetiamo fino alla fine. Adesso agganciamo il filo più chiaro nel giro che vediamo in rilievo. E adesso lavoriamo. Una catenella, entriamo nel punto successivo e lavoriamo un punto bassissimo. Una catenella. Nel punto successivo un punto bassissimo e ripetiamo fino alla fine. Per fare il vestito avviamo un anello magico, 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto e all'interno dell'anello 9 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 9. Avremo un totale di 10 punti alti. Chiudiamo l'anello e lavoriamo un punto bassissimo sulla terza catenella d'inizio. Nel prossimo giro lavoriamo un punto alto, un aumento, fino alla fine del giro. Allora sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle, nel punto successivo lavoriamo un aumento. Due punti nello stesso punto. Ripetiamo fino alla fine, un punto alto, un aumento. Per un totale di 15 punti alti. Chiudiamo con un punto bassissimo. Nel prossimo giro lavoriamo due punti alti, un aumento. Allora sostituiamo il primo punto alto con 3 catenelle, poi nel punto successivo lavoriamo un secondo punto alto e nel punto successivo un aumento. Ripetiamo fino alla fine, due punti alti. 1, 2, un aumento. Per un totale di 20 punti alti. Nel prossimo giro lavoriamo 3 punti alti, un aumento. Primo punto alto, secondo punto alto, terzo punto alto. Un aumento. Ripetiamo fino alla fine, 3 punti alti. 1,
2, 3, un aumento, per un totale di 25 punti alti. Nel prossimo giro lavoriamo 4 punti alti, un aumento, per un totale di 30 punti alti. Nel prossimo giro 5 punti alti, un aumento, per un totale di 35 punti alti. Nel prossimo giro lavoriamo 6 punti alti, un aumento, per un totale di 40 punti alti. Però lavoriamo in back loop o fronte retro, per cui lavoriamo in questo anellino del punto, vedete, e lavoriamo 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un aumento, 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo fino alla fine, 6 punti alti, un aumento in fronte retro o back loop, per un totale di 40 punti alti. Nel prossimo giro dobbiamo lavorare 2 punti alti in ogni punto alto sottostante, per cui lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo un secondo punto alto. Andiamo nel punto successivo e lavoriamo 2 punti alti, 1, 2. Andiamo nel punto successivo, 2 punti alti, 1, 2. Proseguiamo fino alla fine, avremo un totale di 80 punti alti. Chiudiamo sulla terza catenella e tagliamo il filo. Agganciamo il filo chiaro sul giro che vediamo in rilievo e, come abbiamo fatto per il cappellino, andiamo a lavorare lo stesso motivo. Lavoriamo una catenella, entriamo nel punto successivo, un punto bassissimo, una catenella, nel punto successivo, un punto bassissimo, una catenella, un punto bassissimo, e ripetiamo fino alla fine. Adesso andiamo a preparare la manica. Avviamo un anello magico, 2 catenelle che sostituiscono il primo mezzo punto alto e all'interno del cerchio lavoriamo 9 mezzi punti alti. Avremo un totale di 10 mezzi punti alti. Stringiamo l'anello, chiudiamo con un punto bassissimo sulla seconda catenella e nel prossimo giro lavoriamo 4 mezzi punti alti, sostituiamo il primo punto con 2 catenelle, per cui 1, 2, 3, 4, un aumento, 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo fino alla fine, 4 mezzi punti alti, un aumento, avremo un totale di 12 mezzi punti alti. Adesso lavoriamo 3 giri di 12 mezzi punti alti. E adesso lavoriamo 6 diminuzioni.
ed ecco pronta la nostra simpaticissima bambolina. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi do appuntamento al mio prossimo tutorial. Ciao!